Stiamo per trasmettere in italiano la Santa Messa da New York. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo, carissimi, la 19ª domenica del tempo ordinario. Abbiamo appena celebrato la trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Vogliamo chiedere questo alla bontà di Dio, la nostra trasfigurazione futura, il nostro destino. Come Gesù ci dice, egli trasfigurerà i nostri miseri corpi per conformarli a quello suo glorioso. Allora chiediamo oggi questo, questa Santa Messa, questa fede nella trasfigurazione anche nostra futura. Offriamo la Santa Messa per Bruno Rompi e per la salute di sua moglie. Per celebrare riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria, gloria
O Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome del Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Sapienza. La notte della liberazione fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo, infatti, era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi questa legge divina, di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. L'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto, è il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato il popolo scelto dal Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera, è prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere
dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa, come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava, infatti, la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. È proprio lui che aveva ricevuto le promesse. Offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché il Padre vostro, al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa,
gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi servi. Ma quel servo che dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vegliate e tenetevi pronti. Siamo chiamati sempre a vegliare e a tenerci pronti, come Gesù disse anche nell'orto degli ulivi, nel Getsemani, gli apostoli: state svegli, vegliate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. La carne che un giorno sarà trasfigurata, però in questo mondo è debole, sottoposta alla concupiscenza. Purtroppo, come impariamo dalla nostra esperienza personale, dalla Bibbia, anche i migliori commettono 7 peccati al giorno. Noi siamo alla guida di questo veicolo, il nostro corpo, con l'anima, con il cuore, con lo spirito. Dove portiamo la nostra carne, il nostro corpo? Noi siamo alla guida. Dove andiamo? Quali peccati commettiamo con questa carne che un giorno Dio ci chiederà conto? E vede come Gesù si riferisce ai piccoli: non temere piccolo gregge, ci chiama oggi, se veramente facciamo parte di questo piccolo gregge umile che si affida totalmente a Dio. Vendete ciò che possedete, datelo in elemosina. Cerchiamo di costruire il regno dei cieli, accumulare tesori in cielo, dove non ci sono ladri. Invece in questo mondo i ladri purtroppo ci sono, e uno di questi sappiamo chi fu. Siate pronti con le lampade accese come le vergini sagge, perseveranti, sempre pronte, prudenti. È anche simbolica qui la domanda di Pietro: Signore, questa parabola la dici solo per noi che siamo gli apostoli o per tutti? Ecco, gli apostoli ricevettero una chiamata speciale, ma sappiamo che la chiamata è per tutti. La chiamata ad amare, la chiamata a perdonare, la chiamata a servire è per tutti. Come Gesù disse alla folla: chiunque mi vuole seguire,
deve fare le famose tre cose che già sappiamo. Non deve ubriacarsi, dice qua, pensando che Dio non esiste e quindi facendo ciò che vuole. Troppo spesso si vedono tante blasfemie anche su internet che addolorano veramente il cuore, soprattutto quando offendono tragicamente Gesù, Dio, la Madonna. Pure quando sentiamo di queste notizie terribili che distruggono chiese, oppure la profanazione dell'Eucarestia, preghiamo e ripariamo per questi sacrileggi. Il servo buono invece, prudente, il padrone lo metterà, il padrone che però non è il padrone, ma è Dio, è l'amico, è il padre, lo metterà a capo della sua famiglia, perché appunto può confidare. Dio ci affida i beni di questo mondo e ci mette alla prova. Vediamo se voi siete fedeli per i beni che finiranno. Se Lui ci affida un bene terreno e noi non siamo fedeli, come potrà affidarci quelli eterni? L'Eucaristia, i sacramenti. A chi fu dato molto, molto sarà richiesto. Chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Se noi abbiamo il dono della fede, siamo chiamati a dare testimonianza. Se Dio ci affida qualcosa, per esempio un figlio a una coppia, poi spesso purtroppo ci si divorzia, per il figlio è un trauma, divorzio dei genitori. Stessa cosa quando Dio affida una chiesa un sacerdote, affida una porzione di popolo, il sacerdote è responsabile di quelle anime. Se non sbaglio era Don Bosco che diceva se il sacerdote non si comporta bene, trascina con sé anche le anime che Dio le ha affidate a lui. Poi dice anche che chi conosce la verità ha più responsabilità, quindi riceverà più percosse. Chi invece non ha mai conosciuto a Dio è semi giustificato, però la legge umana anche dice che l'amore è la cosa più importante, quindi Dio è amore, perciò questo non si può rinnegare. Allora dobbiamo ricordare anche oggi questa celebrazione così importante, la Trasfigurazione, il 6, la Madonna delle Nevi, il 5, dove la Madonna fece nevicare a Roma il 5 di agosto in piena estate, dove oggi sorge la Basilica di Santa Maria Maggiore, la più importante della Madonna in Roma, la casa di città della Madonna. Invece noi abbiamo fatto il seminario alla Madonna del Divino Amore, la città di campagna. Fra qualche giorno celebreremo San Domenico, al quale fu affidato il Santo Rosario, corona di rose. Pensate che anche i pagani, prima di Gesù, per onorare i dei pagani, mettevano queste corone. Invece questo rito pagano fu trasformato in rito mariano, in preghiera mariana, ponendo una corona di rose sul capo di Maria e pregando. Ogni Ave Maria è come una rosa che si offre alla Madonna. Lo vogliamo pregare oggi affinché, come dicevamo all'inizio, crediamo che un giorno Cristo trasfigurerà i nostri miseri corpi e li renderà conformi a quello suo. Ricordiamo anche il grande curato d'Ars, abbiamo celebrato qualche giorno fa. Ecco, non era tanto intelligente, vero? Una volta ci fu una lamentela contro di lui, dicendo che era ignorante. Lui disse sì, è vero, cioè lui ammetteva questa sua, come dire, mancanza, come dire, umana, di intelligenza mondana, però faceva parte di questi piccoli. Dio sceglie ciò che sembra stolto agli occhi del mondo per confondere i superbi. Il demonio stesso disse in una rivelazione privata: altri tre come San Giovanni e Maria Vianney io sarei rovinato. Quindi capiamo che i superbi vengono confusi dalla onnipotenza di Dio che si rivela nei piccoli e nei più deboli. Chiediamo
questa grazia, la grazia della fede che agì anche in Abramo, che appunto, se crediamo, agirà anche in noi. Sia lodato Gesù e Maria. Professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Alla scuola della parola di Dio e illuminati dallo Spirito eleviamo la nostra supplica in comunione con tutti i nostri fratelli nella fede. Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, Signore. Assisti con il tuo Spirito la Santa Chiesa. Donale di crescere nella fede e nella carità, e di irradiare il fuoco d'amore che tuo Figlio unigenito è venuto a portare sulla terra. Noi ti preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Illumina le menti di coloro che guidano le sorti dei popoli. Superata ogni barriera culturale o etnica, si adoperano per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. Noi ti preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Guarda con bontà a tutti i giovani assetati di luce e di amore. Accompagnali a scoprire nel Signore Gesù la sorgente della vera gioia e della donazione di sé. Noi ti preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Conforta gli infermi. Concedi loro di trovare pace nella tua volontà, forza e medicina nei sacramenti del tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli. Noi ti preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Ricordati di noi tutti, donaci la grazia di una fede profonda e uno spirito di autentica orazione, umile e perseverante. Noi ti preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. O Padre, accogli le nostre suppliche e purifica il nostro cuore, perché si rinnovi in noi la gioia e il desiderio di amarti per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Thank you.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da questa mano questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro, mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Oggi in particolar modo Bruno e tutti coloro che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Figli di Dio, scambiamoci il segno della pace. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Atto di comunione spirituale.
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Siate pronti, simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Buona domenica a tutti.